benvenuti in questo nuovo video. Oggi video test e recensione di un prodotto che io avevo da diverso tempo in casa, ma che non mi ero ancora decisa a provare visto che avevo altri prodotti aperti. Girovagando però sui social mi sono imbattuta sul profilo di un'azienda che rivende diversi brand di skincare coreana ma anche di makeup e mi sono resa conto che questo prodotto è il dupe di un prodotto famosissimo che io da diverso tempo sono sempre tentata all'acquisto, mi piacerebbe molto provare ma il prezzo mi frena. Questo prodotto è il dupe di It Cosmetics ed è la CC più Cream SPF 50+, che trovate sul sito di Douglas a 47,99€, il formato full size, quindi 32 ml. Avete sentito il prezzo, avrete capito perché sono molto frenata dall'acquisto, non è un prodotto super economico. Sul sito di Douglas, ma anche ho visto su Look Fantastic, è presente un'altra versione più piccina da 12 ml che ogni tanto sono tentata di acquistare perché comunque se il prodotto non mi dovesse piacere 12 ml si finiscono un pochettino più velocemente rispetto ai 32 ml, quindi non è un prodotto che alla fine va sprecato. Se si sbaglia la colorazione comunque è una mini size, però costa lo stesso tanto perché costa 27,99€. Quando ho scoperto che questo prodottino che io ho nella mia collezione è il dupe perfetto, ho detto, sai che c'è, mettiamolo subito all'opera, proviamolo e vediamo come ci troviamo. Questo è di Purito ed è da 30 ml ed è la Cica Clearing BB Cream. Questo è il packaging secondario, come vedete è fatto in carta riciclata con i colori che riprendono il brand. E qua abbiamo appunto il nostro tubettino con la BB Cream. Questa rispetto all'altra non è una CC ma è una BB. Ma dicono che è il dupe perfetto, quindi perché non provarla? Prima di metterla in azione ho pensato di farvi vedere con delle slide le schede tecniche dei due prodotti, mostrandovi appunto cosa contengono all'interno a grandi linee, quali sono le loro funzioni, le loro caratteristiche tecniche, per quali tipi di pelle sono adatti e le tonalità disponibili. Quindi vi lascio alle slide e subito dopo lo proviamo insieme. Partiamo dalle caratteristiche di It Cosmetics. Ha un prezzo di 47,99€ il formato di 32 ml, mentre c'è un formato più piccolino di 12 ml a 27,99€. Sono disponibili 16 tonalità ed è adatto a tutti i tipi di pelle, mentre la consistenza è liquida. Contiene collagene idrolizzato, peptidi, niacina, acido ialuronico, antiossidanti e vitamine. Non contiene microplastiche, paraffina, parabene, glutine e lattosio, ammoniaca e ftalati. Ed è un 7 in 1 perché è un fondotinta ad alta copertura, un SPF 50 contro UVA e UVB, correzione cromatica, è un siero idratante antietà, un primer minimizza pori, un correttore e infine un idratante giorno. Ed ora passiamo al protagonista di oggi, ovvero Purito, che ha un prezzo di 10,40€ per un formato di 30 ml. 6 tonalità disponibili, adatto a tutti i tipi di pelle ed ha una consistenza cremosa. Contiene estratto di centella, niacinamide, allantoina, pantenolo ed è una composizione completamente vegana. Non contiene fragranze artificiali, oli essenziali, fenossietanolo, parabene, coloranti artificiali, solfato e trietanolammina. E anche questo è un tutto in uno perché è un idratante lenitivo, ha una copertura media, protegge dai raggi solari, uniforma la pelle, rende la pelle morbida, fresca e un aspetto sano e dona una luminosità naturale. Ed eccoci dopo aver capito un po' qualcosina in più leggendo le caratteristiche dei vari prodotti. Sicuramente la differenza che salta più all'occhio è il prezzo. Il 32 ml di It Cosmetics costa 47,99€, mentre il prodotto di
pulito. Sul sito di YesStyle ora lo trovate a 7,35€, quindi praticamente un quarto in meno rispetto all'It Cosmetics. Un'altra grande differenza che troviamo sicuramente è il numero di colorazione. It Cosmetics ci dà una gamma più ampia ed è difficile che sbagliamo la tonalità. Ce n'è dalla più chiara alla più scura. Entrambi sono adatti per tutti i tipi di pelle e, non avendo tanti ingredienti dannosi per la nostra pelle, sono ideali per pelli anche più sensibili. Anzi, l'It Cosmetics ci dà un accenno in più che anche le persone allergiche al glutine e al lattosio, quindi persone che hanno delle pelli molto molto sensibili e molto reattive, possono utilizzare il prodotto. Entrambi sono un multifunzione, hanno tante caratteristiche all'interno. Infatti il Lit Cosmetic è un 7 in 1, mentre il pulito è un tutto in uno. It Cosmetics è molto più dettagliato nella sua spiegazione. Ad esempio, entrambi hanno filtro solare, entrambi ci proteggono dai raggi UVA e UVB, ma It Cosmetics ci specifica appunto che è una 50+, quindi una protezione molto molto alta. In più, l'It Cosmetics ci dice che il suo fondo, che in realtà non è proprio un fondo, è una CC, ci dà una copertura totale, mentre quello di pulito ci dà una copertura media. Entrambi i prodotti, oltre ad essere un prodotto di make-up, hanno anche delle funzioni di skincare, quindi da l'idratazione, il nutrimento. Esempio, quello di pulito ha la centella, che come sappiamo è molto molto lenitiva. Ora che abbiamo visto le diverse differenze e averle messe a confronto, non ci resta che andare a provare questa BB di pulito, che è appunto la Cica Clearing BB Cream. Io ho la colorazione 21 Light Beige, che vedrete è leggermente più scura rispetto al collo, e vi devo già dire che durante il giorno tende un po' ad ossidare, quindi vi consiglio una tonalità più chiara rispetto che una più scura, perché nel corso delle ore tende ad andare a scurirsi leggermente. Nella clip che ho registrato per applicare questo prodotto ho utilizzato due metodi. Nella prima parte ho utilizzato una blender che ora vedete sporca, bagnandola, quindi è diventata più grande, e sono andata a tamponarlo sul viso. Nell'altra parte ho utilizzato un pennello, questo nello specifico è il Buffing Brush di Real Techniques, quindi vedrete come si comporta il prodotto con due metodi di applicazione diversi. Pulito ci dà come indicazione di andarlo ad applicare come una crema semplice con le dita, però io preferisco i prodotti per la base, quindi BB cream, CC cream, creme colorate o fondotinta, preferisco sempre applicarli con un accessorio, quindi con una blender o con un pennello. Vi lascio all'applicazione, ci vediamo subito dopo per le conclusioni finali e vedere se questo prodotto può fare al caso nostro o no. Con due prodotti diversi, ovvero nel primo lato ho usato la spugna. Io solitamente avevo questo come metodo di applicazione, ma ho notato che va a ciucciarsi un po' di prodotto e quindi si va a consumare più prodotto di quello che
dovrebbe essere consumato. In più ho notato che anche andandolo a picchiettare non mi dà una coprenza che io prediligo. Mentre con il pennello, che io pensavo non fosse il prodotto più adatto per applicarlo, mi sono trovata molto molto bene e penso che da oggi in avanti lo applicherò sempre con il pennello. Io avevo il dubbio che mi potesse lasciare striature, ma assolutamente no, la consistenza mi permette di andare ad applicare il prodotto senza problemi e si stende molto molto velocemente, e con il pennello ho notato appunto che non c'è spreco di prodotto perché non se lo va a ciucciare, ma in più andandolo a tamponare riesco ad avere la coprenza che più desidero, quindi col pennello l'ho notato più coprente e mi dà un effetto anche più naturale. Parlando di coprenza, devo dire che la coprenza è media, da medio a alta, ma non è un full cover, come ci dice ad esempio quello di IT Cosmetics. Quindi una grande differenza già la notiamo, che quello di IT Cosmetics ci dà una coprenza full cover, quindi per pelli a tendenza acneica, con tante cicatrici, con brufoli da coprire, con rossori e altro, sicuramente è più indicato quel prodotto, se vogliamo una coprenza full cover. Ma chi come me ha una pelle mista tendente al grasso e ha alcune imperfezioni, già questa coprenza secondo me è molto molto buona, perché è una coprenza media. Assolutamente le occhiaie non me le andate a coprire, io ho delle occhiaie molto evidenti, quindi sicuramente dovrò andare a utilizzare un correttore al di sotto del fondotinta, ma per il viso devo dire la coprenza è molto valida. Alcuni rossori non me li ha coperti del tutto, ma naturalmente possiamo ovviare a questa cosa con il correttore prima di andare ad applicare la BB cream, che può essere anche stratificata, quindi anche andando a fare più strati non creiamo spessore e l'effetto è molto molto naturale, è luminoso ma non lucido. Per una pelle tendente al grasso vi consiglio di andare a incipriare il tutto, perché sennò nel corso delle ore ci andiamo a lucidare molto, e in più la durata del fondotinta è più bassa. Forse per una pelle secca sicuramente potete tralasciare lo step della cipria. Per quanto riguarda la mia pelle, io andandolo a incipriare mi ci trovo molto bene, mi dura tutto il giorno, sì, magari si lucida un pochettino, ma a fine giornata ha un'ottima durata. E per essere una BB cream, devo dire, è superiore ad alcuni fondi che io ho provato in passato. La colorazione, come vi accennavo, è leggermente più scura rispetto al mio incarnato, che è bianco cadaverico, e nel corso delle giornate tende leggermente ad ossidare. Quindi, se siete indecisi su alcune colorazioni, visto che non è un prodotto che riusciamo a reperire fisicamente, vi consiglio di andare su una tonalità un pochettino più chiara, perché nel corso della giornata potrebbe ossidare e quindi scurirsi leggermente. Io promuovo questo prodotto perché secondo me per il prezzo che ha, ovvero 10,40€, molto spesso lo trovate in offerta a 7,39€, quindi ancora più basso, non ha niente che invidiare a BB cream o fondotinta di brand più costosi. Quindi ve la straconsiglio. Ha un ottimo inci, ha delle ottime caratteristiche. Naturalmente non mi sento di dire che è il dupe perfetto del IT Cosmetics, ma sicuramente è un valido prodotto. Qua sotto nell'info box vi lascio il link di questo prodotto su YesStyle, così lo potete trovare con facilità. Di questo prodotto abbiamo 6 colorazioni disponibili. Vi ricordo che con il codice Mrs. Lauri Blu sul sito di YesStyle avete uno sconto nel vostro carrello su tutti i prodotti che acquistate, quindi vi consiglio di utilizzarlo così da andare a pagare ancora meno questo prodotto. Fatemi sapere se anche voi lo avete provato e come vi siete trovati, e se avete provato anche la CC di IT Cosmetics, come se vi siete trovati e se me la consigliate. Prima o poi sicuramente cederò e l'acquisterò anch'io, anche se, come vi dicevo, il prezzo mi frena un pochettino. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale e azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. Nell'info box, oltre al link di questo prodotto, trovate anche il link dei miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Se questo video vi è piaciuto,
mettete un bel pollice in su, io vi ringrazio in anticipo, vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!